considerata depressa. Fin da quando Cinzia era una ragazzina, i due cominciarono qualche volta a uscire in compagnia con amici e vennero automaticamente considerati fidanzati. Col passare degli anni si approntarono con l'aiuto delle rispettive famiglie i preparativi per la casa e per le nozze. Qualche mese prima di esse, però, Cinzia conobbe in fabbrica un collega operaio, Filippo, del quale si innamorò. Lo disse al fidanzato e questi ne riferì ai familiari propri, a quelli della giovane. Questa venne severamente sgridata, insultata, quale ragazza poco seria, e vivacemente esortata a proseguire il fidanzamento, mentre Filippo venne atteso e intimorito in alcune occasioni dai familiari di Cinzia. Questa, spaventata per le reazioni dei suoi e temendo per l'innamorato, quindi sulla base di un atteggiamento di forte pressione su di lei e di oggettiva azione minacciosa ai danni di Filippo, si piegò a nozze non volute, manifestando evidente tristezza nel giorno della celebrazione e poco entusiasmo, neppure pochi mesi di vita coniugale. Nel corso di questa continuò a vedere Filippo, che riteneva il vero amore dal quale era stata ingiustamente separata, finché a prezzo della rottura dei rapporti coi familiari lasciò definitivamente il marito. La prova della costrizione non fu, nonostante le apparenze, facile. Mario e gli stessi familiari di Cinzia negarono la versione della ragazza e le proprie responsabilità. Queste poterono essere però con certezza ricostruite tramite le deposizioni di amici e colleghi che avevano visto in fabbrica o erano stati informati allora da Cinzia e Filippo dell'andamento dei fatti. Questi amici e colleghi, persone di cui fu accertata la serietà e l'attendibilità, consentirono la prova dell'innamoramento prenuziale di Cinzia per Filippo, della volontà di lei di non sposare più Mario, delle reazioni dei familiari di Cinzia, compreso uno degli appostamenti per intimorire Filippo. L'esempio vuole sottolineare che, seppure l'ammissione da parte di chi ha costretto alle nozze rappresenta un elemento importante e facilitante la prova della coazione, la prova stessa non è impossibile, anche se tale collaborazione nella verità viene a mancare. Il consulente dovrà informarsi prima di dare il suo parere se chi è autore dell'asserita costrizione possa e voglia confermarla in giudizio, vagliando però anche le possibilità di supplire in altra maniera l'eventuale assenza di tale elemento.